We'll fight. We'll fight. We'll fight. We'll fight. We'll fight. We'll fight. We'll Amiche e amici, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di The Real Fight Talk Show, il podcast degli sport da combattimento targato The Shield of Sports. Oggi abbiamo un ospite, un gradito ritorno, perché? Perché rientriamo nuovamente nella programmazione, nella presentazione degli eventi Venator, e questo sabato ci sarà un evento che si terrà a Montecatini Terme. E ci sarà il ritorno per l'appunto di un fighter che purtroppo ha saltato l'ultimo evento per cause che poi magari andremo, sulle quali torneremo poi successivamente. Prima di presentare l'ospite vi ricordo come sempre che il podcast è visibile su YouTube e audibile su Spotify e Spreaker. È arrivato il momento di presentare il nostro ospite e do un bentornato calorosissimo a Giacomo Santoro. Ciao Giacomo, grazie per essere tornato e grazie soprattutto per aver accettato l'invito. Ciao Mirko, ciao ragazzi, un piacere. Allora Giacomo, torni nell'ottagono, ritorni a combattere a distanza quasi di un anno dall'ultimo evento appunto Venator dove avevi combattuto con Krivets. Ci fu poi la possibilità di combattere nel mese di maggio contro Aaron Robinson, però purtroppo a causa di problemi del tuo avversario nel riuscire a fare il peso, l'incontro non si poté fare al limite delle 125 libbre, Robinson non riuscì a rientrare nel peso, fatto sta che paradossalmente riuscì lui a trovare un atleta contro cui combattere e tu no. Sì. Sì, ricordo bene purtroppo. Allora, torni quindi a distanza di quasi un anno. In quest'anno so che hai avuto molto da fare, ti sei portato avanti con il discorso universitario. E quindi la prima domanda che ti faccio è: quali sono le tue sensazioni legate a questo ritorno nell'ottagono? Come ti senti? E quanti sono stati i miglioramenti che tu sei riuscito a fare in questo, praticamente in questo anno? Guarda Mirko, solitamente qualunque intervista tu vedi a un qualunque fighter, poi insomma tu ne saprai molto più di me, visto che lo fai praticamente tutti i giorni, ti sentirei dire sempre le stesse cose, penso. Cioè sto benissimo, mi sento una bomba, sto a cannone. E penso sia anche normale, anche forse per autoconvincersi di questa cosa, no? Perché uno deve entrare con l'ottica giusta in gabbia, con la positività, e quindi spesso si sentono sempre le stesse cose. Quello che ti posso dire io è, in tutta onestà, e anche con i numeri che io ho a disposizione, sinceramente non sono mai stato così bene, e questo lo dico non veramente come rito scaramantico per gasarsi in vista del match, ma lo dicono i numeri, e nel senso, ho aumentato tantissimo la forza, mi sento concentrato per il match, ho lavorato tantissimo sull'aspetto tecnico e oltretutto vivo in un periodo della mia vita in cui sono molto molto sereno, e questo fa sì che mi sento veramente veramente pronto per entrare in gabbia e sono molto felice di farlo. Allora, come abbiamo detto, ci fu quello stop contro Krivets. Noi dopo quel match abbiamo avuto l'opportunità di fare un'altra chiacchierata dove comunque tu mi avevi detto che avevi comunque metabolizzato la sconfitta, prendendo comunque coscienza del fatto che non fossi riuscito a dare il meglio di te all'interno della gabbia in quel match. Sì, è così. È un match che ti... Adesso ovviamente il focus è chiaramente su Saota e quindi sul match che tu andrai a sostenere sabato prossimo.
Quanto ti piacerebbe però fare nuovamente un match contro Krivets? Mi piacerebbe tantissimo, veramente tantissimo, perché la, diciamo, la persona che è entrata in gabbia contro Krivets non ero io, per varie ragioni che ti avevo anche detto precedentemente. Io sono sicuro che il match andrebbe diversamente. Io non posso promettere vittorie, non posso promettere lo mando KO al primo round. Sarebbe bellissimo fare queste dichiarazioni, manderebbe, penso, al manicomio un sacco di gente, no? Che non vedrebbe l'ora di vedere questo match. Però quello che posso dire io in tutta coscienza è che non andrebbe come è andato l'ultima volta, e io sono sicuro che vincerei quel match. Non posso prometterlo, perché il nostro è un match anche di situazioni in cui può avvenire qualunque cosa, come ben sappiamo, ma la persona che sono io adesso, il fighter che sono adesso, è realmente differente da quello che è entrato in gabbia. Avevo due fratture, avevo i legamenti, anche una rottura dei legamenti, insomma, non ero in condizione di fare quel match. Quindi, nonostante non possa promettere un determinato risultato, cioè KO al primo round, so per certo che si tratterebbe di un match totalmente diverso. Allora, ora, come abbiamo anche detto, come ho detto poco prima di farti questa domanda, il tuo focus è sul prossimo evento, sull'imminente evento Venator. Venator FC 12 in programma il prossimo sabato a Monte Catini Terme. Il tuo avversario è Kiro Singh Sahota, che è un fighter indiano classe 1995 come te. Andiamo a dare giusto un accenno anche per chi seguirà questa intervista e magari non conosce il tuo avversario. Come detto, è un fighter di 27 anni, indiano. È un fighter che ha un record pressoché simile al tuo, è un 7-1 da professionista. Presumibilmente avete avuto un incontro, seppur non avete combattuto, meglio, mi spiego meglio. Nel 2017, quando ancora eravate semi-pro, ai campionati mondiali di arti marziali miste amatoriali, sia tu che lui avete combattuto, sebbene tu lo abbia fatto nella tua categoria, che quindi a flyweight a 125 libbre e Sahota a 135 libbre. È un fighter che è stato sconfitto una sola volta da Scott Malone in un match dove penso che abbia dimostrato un po' delle carenze sulla takedown defense. È un fighter che preferisce combattere in piedi e comunque quando viene portato a terra riesce comunque a difendersi. Però, come detto, partirei dal discorso della takedown defense. È un qualcosa che sei riuscito a scorgere anche tu nello studio del tuo avversario, oppure pensi che ci siano altre lacune nel suo game? Guarda, è evidente che si tratta di uno striker, insomma, anche come conformazione fisica è nettamente avvantaggiato nello striking. Si tratta di un ragazzo alto quasi 1,80 m, che per la categoria flyweight, insomma, si tratta, penso, di uno dei più alti della categoria che ci sono in Europa, quindi anche questo lo avvantaggia. E sicuramente io mi aspetto da parte sua un gameplay basato sullo striking. Questo però non significa che non sia preparato anche a un eventuale, anche se insomma poco, con una scarsa possibilità di entrata di lotta da parte sua. In ogni caso, io penso che sia un forte striker. Sì, magari sul wrestling può avere e qualche lacuna, ma sono sicuro che l'abbia lavorata, perché quando prendi una sconfitta del genere, la tua unica sconfitta in carriera dovuta proprio a una condizione in particolare, che è la lotta, tu vai a lavorare su quello. Quindi io sono certo di trovare un avversario diverso in gabbia rispetto a quello che ha combattuto con Malone, e con una takedown defense sicuramente superiore. Perché se tu hai 8 match in carriera, 7 vinti, uno solo perso perché vieni proiettato ripetutamente, vai a lavorare su quello. Quindi mi aspetto un match in realtà a tutto campo. Che poi in realtà è opportuno fare anche una precisazione a chi ci segue. Il fatto che lui in quel match non abbia dimostrato una buona takedown defense non è conseguenziale al fatto che poi lui a terra si sappia difendere, perché comunque a terra ha dimostrato una buona difesa,
In alcune situazioni, questo però faccio riferimento ad altri match che ho potuto vedere suoi, ha saputo anche fare una counter submission, se si può utilizzare questo termine, e quindi è un fighter che dimostra anche una buona intelligenza anche nel ground game. Certo, è completo, è sicuramente un avversario completo, non è un avversario monotematico, cioè sicuramente lavorerà principalmente lo striking, ma sa fare tutto. È fattibile pensare che un possibile game plan da adottare sia basato sul fatto che dovrai accorciare le distanze, proprio perché, come abbiamo detto, lui è quasi 1,80 m. Tu, se non ricordo male, sei 1,70 m, se i dati su Tapology sono corretti. Quindi è fattibile pensare che tu cercherai di accorciare le distanze e magari di provare a un cambio di livello e quindi portare a terra l'avversario. Ovviamente non ti stiamo chiedendo di svelare il game plan, però potrebbe essere una buona soluzione? Non potrebbe, non è una buona soluzione, ma è una delle tante soluzioni che ci sono. È chiaro che la possibilità c'è, ma non è di sicuro quello il mio piano d'azione. Cioè, io voglio un combattimento a tutto campo, quindi io non mi sento assolutamente in difetto nello striking con Saota. Se mi chiedi che sia una possibilità, certo, la possibilità comunque c'è, ma non sarà il mio unico obiettivo. Prima tu hai usato un termine, hai parlato di monotematico e quindi monodimensionale. Io ieri, questa notte anzi, ho avuto l'opportunità di vedere il match UFC main event dell'ultima Fight Night tra Xiaonan Yan e Mackenzie Dern nella categoria dei pesi paglia femminile UFC. È un match che ha vinto la fighter cinese per decisione unanime, e una cosa che mi ha fatto un po' pensare, una cosa che mi ha destato perplessità, è il fatto che la Dern, che ricordiamo è due volte campionessa mondiale di Brasile in Jiu-Jitsu, abbia impostato completamente il match, e ci può stare, sul tentativi di portare a terra l'avversaria e finalizzarla per sottomissione, denotando però anche uno striking molto molto basico, azzarderei quasi grezzo. La domanda che ti faccio è questa: vedendo anche fighter come Usman, come Charles Oliveira, quindi fighter che si sono completati nel tempo, com'è possibile pensare che nel 2022 ci possano essere fighter che pensino di ambire o comunque di scalare la vetta puntando solo su una sola strategia? Allora, beh, premetto di non aver visto il main event della Fight Night di ieri notte, però insomma immagino dal tuo racconto come possa essere andata, cioè so il risultato ovviamente, ma non ho visto il match. Per la domanda che mi hai fatto, in realtà ci sono dei fighter che sono, pur essendo monotematici, cioè lavorando principalmente uno solo degli aspetti dell'MMA, riescono ad imporlo con una semplicità, che poi in realtà è una semplicità solo apparente, perché è una semplicità ai nostri occhi, mentre in realtà è un lavoro veramente, veramente complesso, ma talvolta riescono con quella semplicità di imporre il loro gioco ed annientare poi i loro avversari. Ad esempio c'è stato ora nel Dana White Contender Series quel forte wrestler Bonigal che ha praticamente travolto i suoi avversari, quindi in realtà la possibilità c'è. Poi è chiaro che per arrivare ai livelli più alti mi sembra impossibile poterci arrivare senza lavorare il giusto quantitativo di tempo anche gli altri aspetti. Lo stesso Bonigal in realtà mi è sembrato anche impostato abbastanza bene, ad esempio di striking. Poi parliamo dell'impostazione, non è che ha scambiato, non è che ha fatto chissà che, però almeno mi è sembrato impostato. Lo stesso Khabib nel corso del tempo si è impostato molto meglio anche sullo striking, quello penso sia una normale conseguenza. Però diciamo che inizialmente io vedo che c'è la possibilità di arrivare ad alti livelli lavorando magari unicamente una specialità. Poi è chiaro, la devi saper imporre, è lì che c'è il discrimen, perché se tu sei un ottimo striker ma non riesci a imporre il tuo striking perché vieni proiettato facilmente, non vai da nessuna parte. Però
però se sei un ottimo striker e riesci a imporre il tuo gioco, per me la possibilità c'è. Poi è chiaro, arrivare in vetta devi saper fare tutto, io credo. Un rapido excursus, quindi andiamo anche su un discorso di off topic. Prima hai citato Khabib e io ho citato Oliveira, quindi il collegamento mi viene scontato. Il prossimo 22 ottobre ci sarà UFC 280, che vedrà come main event Charles Oliveira contro Islam Makhachev. E due esempi differenti, totalmente differenti di grappling. Tu chi vedi favorito tra i due? Quale dei due, delle due tipologie di grappling ti piace di più? È difficile, in realtà sulla seconda domanda non mi so esporre perché mi piacciono entrambe, veramente tutte e due mi piacciono tantissimo. E su chi vince io vedo come favorito Makhachev, ma se dovessi scommettere, perché altrimenti non saprei proprio che dirti, visto che Oliveira secondo me è la carta peggiore che c'è per Makhachev, perché è un fighter completo, è diventato un ottimo striker nel corso degli anni, da terra ha veramente una capacità di finalizzare i suoi avversari che è ridicola, cioè riesce a finalizzare con una semplicità assurda, il che è veramente una cartaccia per Makhachev, che anche lui ha migliorato il suo striking, ma fondamentalmente lui mira alla proiezione e a colpire poi da ground and pound, e secondo me Oliveira può essere l'avversario più scomodo per lui, ciò non toglie che lo vedo comunque come favorito. Torniamo invece all'evento di sabato prossimo, all'evento di questo sabato. Kiro Saota è stato il fighter che ti è stato subito proposto, oppure ci sono state delle altre proposte e altre trattative? Ti sono stati fatti altri nomi? Oppure no, ma a me non viene proposto nessuno. A me viene detto, Santo, ci sta Tizio Caio l'8 ottobre. Gli vuoi menà o no? Io dico sì, namo. Quindi non funziona che mi propongono l'avversario, scelgo, penso, allora coach, che dici, facciamo col tipo A o col tipo B? Non esiste una cosa del genere, mi viene proposto un avversario e quello che facciamo noi è accettare o non accettare, e noi abbiamo sempre accettato. Allora, questo è il tuo quarto evento in Venator, se i calcoli non sono errati, sarebbero potuti essere 5 se non ci fosse stato il match saltato con Robinson, quindi combatterai nuovamente con l'opportunità di essere visto anche al di fuori dai confini italici, perché comunque il match, ricordiamo, l'intera card verrà trasmessa su UFC Fight Pass. Andando indietro nel tempo, sia in un'intervista che avevi rilasciato a uno dei miei colleghi, sia in un'intervista che ti avevo fatto io, la prima intervista, avevi definito come chiaramente da persona ambiziosa quale tu sei, l'obiettivo di entrare in UFC il prima possibile. Nella prima intervista avevi parlato di un anno e poi purtroppo è successo l'inconveniente della sconfitta contro Krivets e in più questo match è saltato, e quindi i progetti sono slittati un attimino per quanto riguarda il discorso di tempo. La UFC rimane comunque un tuo obiettivo diretto, oppure pensi che un'eventuale vittoria possa anche aprirti eventuali palcoscenici come Cage Warriors piuttosto che Bellator, a maggior ragione dal momento che entrambe le promotion saranno in Italia in questo mese? Allora, per quanto riguarda il Cage Warrior, io in realtà non lo vedo come una promotion superiore a Venator, sinceramente, è un'alternativa. C'è l'opzione A e c'è l'opzione B. Io sono al momento legato a Venator e dunque continuerò con Venator, e il mio obiettivo è l'UFC. Di certo non è nient'altro. Poi è chiaro che ci sono sempre dei cambi di direzione, anche di palcoscenico, ma il mio obiettivo rimane lo stesso. Io sinceramente non mi vedrei... Non vedrei combattere al Cage Warrior come una occasione migliore del Venator, io le vedo come pari livello. Ovviamente mi è stato chiesto di combattere anche al Cage Warrior e anche prima che ci fosse l'evento qua a Roma, ma noi abbiamo preferito la strada del Venator. Per quanto riguarda le ambizioni personali,
spesso una persona si limita, no, a esprimere le proprie ambizioni per magari la paura di fallire, la paura di essere anche magari preso in giro dalle persone al di fuori del proprio settore. Ma io immagino che se una persona si dà delle ambizioni basse, non può che arrivare a determinati livelli, non può superare certi livelli. Io preferisco che mi venga dato del folle ed avere delle ambizioni assurde, veramente assurde. L'UFC non mi sembra un'ambizione assurda da parte mia, ma mi sembra una possibilità reale e concreta. Le ambizioni assurde che ho io sono ben altre, adesso non le dirò, ma sono assolutamente ben altre, ambisco a quello. Poi nella strada da percorrere per arrivare a quell'obiettivo non è detto che ci si arrivi, non è detto, ma di sicuro percorrendo quella strada e cercando di arrivare ad obiettivi che sono alti, non si può fare altro che migliorare, impegnarsi di più e crescere rispetto che darsi degli obiettivi terra terra che potrebbe fare chiunque. Allora, voglio concludere questa intervista facendoti una domanda. Questo camp, o comunque tutte le fasi che ti hanno portato al match di sabato prossimo, sono state, tra virgolette, oggetto di un vlog, se così si può definire, che è chiamato Reveal Series, che, spiegando anche a chi ci segue, è una sorta di UFC Embedded, dove comunque vengono riprese tutte le fasi che riguardano la tua preparazione in questo match contro Kyrus Saota. Ti faccio un paio di domande al riguardo. La prima è: come è nata questa iniziativa? La seconda: so che ci sono degli sponsor che hanno supportato questo progetto, quindi penso sia anche opportuno citarli, dal momento che comunque sono fautori che hanno permesso appunto di portare avanti questo progetto. E tre: se pensi che questa tipologia di esperimento possa avere un seguito. Guarda, io penso di sì, perché è stata seguita tanto e io sono veramente soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto, che è semplicemente mostrare magari a chi è, a chi non si allena con me, a chi non conosce tutti i sacrifici che vengono fatti per arrivare al match, quello che succede. Appunto si chiama Reveal Series perché va a rivelare un po' quello che succede, perché uno va a vedere solamente il risultato del match, dice: ah, Santoro ha vinto, oppure ah, Santoro ha perso, ma non, spesso uno non si rende conto di tutto quello che c'è dietro. Ed è proprio per questo che è nato il progetto. Chiaramente è stato possibile solo grazie agli sponsor, perché le spese per la registrazione, la produzione, ci ha pensato Federico Corradini, che è un mio collaboratore da tantissimi anni, sono costosissime. Cioè, si tratta di riprese professionali, di montaggi veramente veramente complessi, tanto tempo dedicato, e quindi questo è stato possibile solo grazie agli sponsor, che sono, a parte Rabona, che è un'azienda straniera, sono tutte aziende italiane e che credono nel progetto e che mi supportano, dal fisioterapista che mi cura anche lui da anni e mi ha rimesso a nuovo tantissime volte, a Brave, che mi fornisce il materiale tutti i mesi, mi fornisce tantissime cose per allenarmi, agli sponsor come la Tolettatura, che è di un mio allievo di MMA, che mi supporta tantissimo e lavorano benissimo con la moglie in questo negozio, fino all'interpreting, che mi aiuta ad accrescere la mia capacità in inglese, così magari gli dico pure qualcosa a Saota. E quindi questo è stato reso possibile grazie a loro, e sono sicuro che andrà avanti anche per i prossimi match. Si può dire che è un po', come si dice, una, non dico una stranezza, perché stranezza assume solitamente un connotato negativo, però sicuramente è una cosa nuova nell'ambiente del fighting a livello italiano, nel vedere comunque che ci sia una cura da un punto di vista della comunicazione, dei mass media e soprattutto dei social. Ed è una cosa che aumenta anche la cassa comunque di risonanza da un punto di vista mediatico. Sì, anche quello chiaramente è un aspetto importante, cioè è anche importante far capire al pubblico, far sapere al pubblico, oltre appunto ciò che accade, che io l'8 ottobre combatterò, dunque
diciamo, le nostre gesta non sarebbero nulla se non ci fosse un pubblico ad osservarle, quindi mi fa piacere, insomma, anche condividere con gli altri tutto quello che si fa. Chiaramente si tratta di video molto brevi, di un minuto. Tra l'altro, la scelta di farli così brevi è dovuta proprio a un fattore di Instagram, perché Instagram non permette di sponsorizzare video che superano un minuto. Non chiedermi il perché, ma al momento questo è, altrimenti li avremmo fatti anche più lunghi. Però diciamo che già in quel minuto si riesce a far trapelare agli altri tutto ciò che accade, anche se è solo una parte, perché gli altri non sanno che mi sono allenato 3 volte al giorno, tutti i giorni, per un anno intero, e non solo, già da molto prima. E quindi diciamo che però cominciamo a far vedere agli altri un po' quello che c'è sotto l'iceberg. In conclusione, se avessi appunto l'opportunità di parlare in questo momento a chi ci segue, ai tuoi fans e coloro che ti supportano, che cosa ti sentiresti di dire loro in vista del match di sabato? Io gli direi di non perdersi questo match, perché sono maturato tantissimo. Sono maturato tantissimo e penso di poter divertire. Dico solo questo. Bene Giacomo, l'intervista giunge al termine. Io ti ringrazio per aver dato nuovamente la disponibilità a Decido Sports di concedere del tuo tempo per rilasciare appunto queste dichiarazioni in vista del tuo match. Ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per appunto l'incontro contro Saota, e viva, spero di averti nuovamente come ospite. Sicuramente Mirko, lo sai che mi fa piacere, quindi quando vuoi mi fai uno squillo e organizziamo. Bene, grazie ancora Giacomo, grazie anche a tutti gli amici di The Real Fight Talk Show. Appuntamento a settimana prossima per una nuova puntata del podcast degli sport da combattimento targato The Shield of Sports. Ciao!